Palazzi da ristrutturare, buche da coprire, rifiuti da eliminare, erba incolta al posto di spazi verdi e giostrine. L'unico svago per i ragazzini, così come raccontano a punto .tv è smontare biciclette, legarli ai cancelli e lasciare che i pezzi si arrugginiscano. Ecco Porto Torres, quartiere di Modugno, al centro tra la statale 96 e la ferrovia. Il comune per questa zona non ha mai, non si è mai interessato, però devo dire che ultimamente ci stanno interessando, che pare, che ci stanno. Uh, prendendo le strade dopo 40 anni. Magari che ci sia più manutenzione per le strade, eh, più sorveglianza da parte delle forze armate, sicuramente, perché in, in, a me in prima persona mi hanno rubato l'automobile di appena 11 mesi che stiamo ancora pagando. E... Basta più manutenzione al massimo per essere al passo con gli altri nostri vicini, per non essere comunque etichettati come quelli di Porto Torres. A breve le cose cambieranno. Il quartiere Porto Torres non sarà più una periferia degradata. La promessa è del sindaco di Modugno Nicola Magrone, che ha firmato l'intesa con la proprietà dell'area per la cessione a titolo gratuito di vaste aree del quartiere. Tutto questo significa manutenzione delle strade, riqualificazione ambientale, sistemazione dell'illuminazione. Verde attrezzato. Il trasferimento al demanio pubblico di strade aperte a libero transito delle auto ed in generale di zone di utilizzo pubblico è stata una richiesta fatta per molti anni dai cittadini, ha spiegato ancora il Sindaco Magrone. L'amministrazione ha sempre manifestato la propria disponibilità e oggi c'è l'ok ok anche del titolare delle aree di Porto Torres, che così dimostra di non essere insensibile alle esigenze di un insediamento abitativo importante. Dello stesso parere l'assessore comunale ai lavori pubblici Agostino Romita che spiega nel tempo l'assenza di interventi in un'area dal complicato assetto urbanistico ha comportato, oltre che la mancanza di servizi normalmente garantiti dal pubblico, un graduale deterioramento delle infrastrutture interne al complesso. Per esempio, aggiunge ancora Romita, la sede stradale interna che si abbassa fino a 3 metri al di sotto del normale livello di scorrimento delle stesse strade. E questo è spesso causa di allagamenti. Intanto l'ufficio tecnico del comune di Modugno ha già redatto il progetto preliminare. I 1.700 abitanti del quartiere Portotores possono sorridere dopo 40 anni di promesse.